Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Mai avrei pensato di dover fare un video di questo genere, ma evidentemente mi sbagliavo. Come avrete notato, qualche giorno fa ho disattivato i commenti da alcuni video perché erano diventati dei commenti molto problematici, la discussione si era accesa tantissimo, in particolare su alcuni video relativi alle recensioni del romanzo di Candy Candy, e quindi ho preferito disattivarli anche perché io non ho il tempo materiale di stare lì 24 ore a moderare e a cancellare. Sinceramente pensavo di poter fare affidamento sul buon senso e sull'educazione e sulla correttezza, ma purtroppo non è stato possibile. In particolare, un utente mi ha accusata di aver cancellato un suo commento che io in realtà non ho proprio letto, perché evidentemente questo commento, avendo dei contenuti inappropriati, è stato tempestivamente filtrato da YouTube. Ma siccome questo utente aveva fatto anche la foto di questo commento e l'ha fatta girare un po' tra i gruppi Facebook relativi a Terence, che questo utente frequenta, io ho potuto successivamente visionare questo commento e quindi ho potuto capire anche perché YouTube lo aveva rimosso, perché in questo commento si faceva riferimento a un reato molto molto grave. E quindi YouTube, quando vengono usate delle parole molto pesanti, tende a filtrare i commenti, tant'è che io questo commento, infatti, inizialmente non l'avevo proprio visto su YouTube. Ma siccome poi la discussione era diventata parecchio nervosa, ho preferito direttamente disattivare i commenti. Colgo l'occasione di questo video per rivolgermi in particolare ad alcune persone che fanno riferimento a determinati gruppi privati Facebook, perché so che in questi gruppi si parla molto spesso dei miei video e vengono fatti spesso anche dei commenti spiacevoli sulla mia persona. Attenzione, non sto parlando di commenti sui video, sulle recensioni, sul contenuto delle recensioni, ma di commenti molto spiacevoli proprio sulla mia persona. Allora, siccome qui siamo tutti adulti, ognuno da adulto si assumerà poi la responsabilità di quello che scrive. Il consiglio che io posso dare a queste persone: ignorate completamente il mio canale. Se questi video vi danno così fastidio, se queste recensioni sono così insopportabili per voi, evitate di venire sul mio canale, boicottate completamente il mio canale, aprite i vostri canali perché siamo in democrazia e perché il mondo è bello, perché è vario. Tra l'altro, non capisco questo accanimento sul mio canale per il semplice fatto di pensare che nella storia di Candy Candy la protagonista sia finita con Albert alla fine, abbia scelto Albert piuttosto che Terence, che già così fa sorridere. Tra l'altro, il romanzo è del 2014, non capisco perché dal 2014 ad oggi non siano nati 10, 20, 30 canali YouTube su Terence, e non capisco perché il problema debba essere il mio canale. Siamo tutti adulti. Evitiamo gli insulti. Tra l'altro, sono stata accusata di fare dei video vergognosi, di lanciare dei messaggi pericolosi. Addirittura sono stata accusata di diffamare l'autrice perché faccio delle recensioni che evidentemente qualche persona non condivide. Diverse persone che sono in questo gruppo auspicano la chiusura del mio canale, cioè vedete voi se nel 2021 delle persone adulte devono mettersi a discutere in questo modo su quella che è un'opera di finzione. Tra l'altro, siamo anche in un momento storico particolare, siamo in piena pandemia. Invito veramente tutti quanti a dare il giusto peso alle cose e a investire il proprio tempo su quelle che sono le cose veramente importanti della vita. Mi sembra che un po' sfugga anche il significato del termine recensione, che è una critica, è una interpretazione di un'opera, di un film, di una performance teatrale. Ho detto tante volte che questi video sono interpretazioni personali,
possono piacere o meno, ma non per questo bisogna arrivare ad insultare la persona che fa una determinata recensione. Bene, io spero di essere stata chiara, purtroppo alcuni video avranno i commenti disattivati, spero di non dover disattivare i commenti anche su altri video. Io vi saluto con un bacione e ovviamente con i narcisi di Terence. Ciao!